trovata, buongiorno. Ciao Don Salvatore, sei pronto? Prontissimo. Andiamo, va. Prontissimo per questa nostra puntata. Stanno preparando lo studio per registrare. Tutto bene? Benissimo, benissimo. Accendiamo un po' la radio. Sì, vediamo oggi cosa ci mette la radio, cosa ci regala. Senti, ma la riconosci già dalle prime note? Sì. No, va bene, possiamo fare un quiz musicale. Cesare Cremonini. No, non è. Mondo. No, non è. No? Ti sbagli. Guarda, sembra un'altra canzone. Mi sbaglio difficilmente. No! Che ti dicevo? Hai vinto. Ho sentito una musica che mi piace, si chiama Mondo. Bella! Cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno, più la guardo. Cesare Cremonini fa bellissime canzoni. Davvero dei bei testi, oltre a delle musiche molto belle, che mi pare che scriva tutto lui. Vero. Sì. E credo che ci metta anche del suo nei video delle canzoni. Sì. A me piaceva da tempi non sospetti, proprio appena nato, sì, giovanissimo, passione per la musica, raccontava Squarez della sua. Sì. Raccontava che il papà e la mamma, insomma, lo obbligarono a studiare pianoforte, lui lo sopportava. Poi li ha ringraziati col tempo. Ci credo, oggi è un talento sul piano. Vero. Oltre che le sue canzoni sì, sono scritte, penso, le scrive tutte sul pianoforte. Sì. Questa poi di che parla questa canzone, Mondo? Beh, Mondo è un bel testo, perché dice che conosce questo posto che gli piace molto, che si chiama Mondo, per dire che no, la vita, il mondo. Lui ama tutte queste cose, pur presentandone le sfumature magari negative, le cose che non vanno bene, no? Però dice: questo è il posto che mi piace. Nonostante posto, tutto. Sì, nonostante tutto, perché è il posto dove comunque ci viviamo le relazioni, è il posto dove ci giochiamo la vita. Secondo te perché piace non soltanto ai giovani questo cantante e le sue canzoni? Beh, secondo me perché innanzitutto ha una capacità di. Ha dei sound che piacciono, cioè delle sonorità, delle melodie che. Sai perché piacciono. Lo dico? Perché piace pure a me che ho una certa età, capito? Ah, ecco, allora abbiamo una testimonianza diretta del fatto che piace a più generazioni. Per questo l'ho detto. No, a me piace tanto anche, vedo che anche ai ragazzi piace molto, i suoi testi sono molto conosciuti, lui poi è un idolo, nel senso che è amato anche per come si presenta, questo modo, questo stile anche molto giovanile. E poi ha molta poesia e una poesia molto profonda. Vero. Sì, anche quando parla dell'amore non è mai banale. Quando parla della famiglia, dei genitori, c'è una canzone che è dedicata proprio a suo padre, a sua madre. Padre e madre? Sì, padre e madre. Bello anche quella, sì. Certo, ha questa capacità di raccontare la vita, di tirarci dentro tutte le sfumature magari, no? Anche delle piccole cose, io ricordo la marmellata, no? La canzone sulla marmellata che raccontava i piccoli particolari di una storia finita, no? Per dire dove tutta la casa, anche se vuota, parlava ancora di questa storia. C'era ancora il profumo, c'era l'ultima sigaretta da fumare, c'era questa marmellata che era stata nascosta da qualche parte, insomma tutte cose particolari, magari anche semplici, banali al loro modo, però belli. È poeta, sì, fondo, no? Secondo me sì, è un gran poeta, perché i testi sono molto belli e non hanno paura di essere letti senza la musica. Misericordia. Amiamo l'Inghilterra. Queste canzoni potrebbero essere usate come catechesi, incontri con i ragazzi, giovani in parrocchia. Beh, io spesso parto dalle canzoni intanto perché creano una bella atmosfera. Secondo perché stimolano le pecore. È belle, belle. Che ci fanno qua? Quasi in centro, pascolano. Scusa, vai. Sentono il profumo del buon pastore da qualche parte. È vero. E stavo dicendo, anche l'impatto emotivo che hanno sui ragazzi, come dire, stimola molto il confronto, perché quando si attivano le corde del cuore è molto più semplice, poi arriva subito il messaggio. Sì, anche condividere, emozionarsi, tirar fuori quello che magari difficilmente si racconta in altri momenti, in altri contesti. E poi molto spesso i cantanti sembrano davvero quelli che oggi più di tutti riescono a intuire delle cose molto profonde, delle verità molto profonde, e si permettono di dire attraverso la poesia magari quello che altri non vogliono neanche dire.
cioè per discrezione o per è vero, per paura, perché no? Poi si dice pure, insomma, dove non arrivi con le parole, prova ad arrivarci con i testi, con le canzoni. Sì, magari sì. Qualcuno ha timore anche a manifestare quello che sente, un sentimento. Allora, come primo messaggio, invia una canzone, sì, magari tra giovani innamorati. Ma poi spesso capita che il ragazzo dica... Questo cantante dice proprio quello che volevo dire io, no? Magari avevano lo stesso concetto da dire, ma non aveva le parole. Mm-mm. Le ritrova in quelle della canzone, nei versi della canzone. No, è bella, sicuramente, diciamo, dai cantanti possiamo apprendere molto, molto sull'arte del raccontare, sull'arte del creare spazi dove la vita possa essere detta, possa essere forse anche capita, no? Io per esempio amo molto di più quei cantanti che invece che fare manifesti in cui esprimono giudizi e valutazioni fanno più la scelta narrativa, no? Nel senso di raccontare, di lasciare magari a chi ascolta il giudizio su quella storia, anche se è chiaro che, diciamo, come diceva Paul Ricoeur, non si è mai, diciamo, indifferenti, no? Quando si racconta già si interpreta, già si valuta in qualche maniera. Però preferisco quelli che in qualche maniera non riducono poi il testo a un giudizio, a una valutazione, no? Ma piuttosto a un tentativo comunque di fare un racconto. Ma questo mondo ci piace, no? Lo dice Cesare Cremonini, lo dicono magari tante persone, ma c'è un'alternativa a questo mondo? Beh, l'alternativa a questo mondo sembra anche, diciamo, percepirsi questo dei versi di Cremonini. L'alternativa a questo mondo è lo stesso mondo però abitato in maniera diversa, perché il problema non è tanto il mondo quanto chi lo abita e come lo si abita. Infatti, vedendo il video anche di questa canzone, è una canzone che parla del mondo, di paesaggi, quindi ci si aspetterebbe immagini relative a questo, ma invece no, c'è un susseguirsi di persone, di ritratti veri e propri, che magari sono ritratti dinamici perché durante l'inquadratura il personaggio si veste o cambia posizione, c'è comunque un movimento, anche se è un movimento diciamo un po' da manichino, no? Uh-huh. E, da marionetta. Però la cosa bella è quindi che tutti i paesaggi descritti nella canzone vengono, dal punto di vista delle immagini, rappresentati invece dalle persone, dai volti, dai sorrisi, dagli sguardi. Quindi vuol dire che, insomma, questo mondo lo fanno soprattutto gli sguardi, no? Per cui se vogliamo vedere un mondo diverso non dobbiamo cambiare il mondo ma cambiare lo sguardo. Sembra quasi dire, adesso interpretando, così mi prendo, come dire, la licenza di interpretare il video. No, vabbè, mi permetto così nel discorso che stiamo facendo. Per cui, infatti, quando faccio l'incontro con i giovani faccio vedere il video e poi dico: sentite, ma secondo voi cosa c'entra, no? Il video con il testo della canzone? Molti di loro arrivano alla conclusione dicendo che il mondo innanzitutto sono le persone che lo abitano, e il mondo è soprattutto chi lo guarda, chi lo gestisce, come le relazioni sono il mondo, no? Per cui a un certo punto c'è anche Jovanotti che interviene in questo testo molto, molto bene. Ecco, proprio adesso. Sì. Tocco finale. Siamo piccole città, siamo tutti diversi, no? Poi componiamo insieme qualcosa di grande. Sì, ed è bello che mette insieme due elementi, la nebbia e la misericordia, no? Per dire che, diciamo, la vita di ciascuno si presenta comunque con un po' di nebbia, no? Nel senso che ogni vita è una piccola città, ogni vita ha le sue nebbie, i suoi momenti di incomprensione, le sue cose poco chiare, però poi la misericordia mica magari può aiutare, no? Può aiutare a vivere tutto in maniera un po' più serena, senza la pretesa di essere giusti o di dover giudicare e valutare tutto. Chissà se Papa Francesco l'ha mai sentita questa canzone. Vabbè, no, non c'è da sorprendersi. Questo non lo so, non so se è amante della musica. Ha stupito tante volte, no? Con le sue parole, i suoi messaggi, le sue uscite, diciamo così. Sì, lui che ama una chiesa in uscita, fa le sue uscite. Fa le sue uscite, come noi. Sì. Però sta storia che ti devo venire a prendere tutte le volte deve finire, comunque, diciamocelo. Cioè, sei sempre senza macchina, Don Salvatore. Sì, ma siccome il Papa ti fai perdere questo tempo per strada. Ah, ecco. Di strada. Vero. In mezzo alla gente. Don Salvatore c'ha sempre la risposta. Certo, allora è giusto che tu mi dia un passaggio. È giusto. Che poi diventano passaggi diversi
Eh beh sì, se facciamo tutta questa preparazione alla puntata che stiamo per registrare, la facciamo in macchina, allora capisci che veramente c'è, cioè, che se fossimo arrivati con due macchine diverse non avremmo mai avuto la possibilità di prepararci. Perché noi molte volte abbiamo anche improvvisato nei nostri programmi precedenti, ma no. Però non lo diciamo dopo. No, non lo diciamo. Mi sembra quasi una mancanza di rispetto. Ma questa è una tua caratteristica, no? Stare sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo. In questo caso sto sull'auto e tu mi dai un passaggio. Salvo imprevisti. Dovremmo arrivare, siamo quasi, cominciare a registrare. Quasi arrivati e finalmente registrare la puntata di oggi. Dai, che parlerà? Io direi, che dici? Parliamo di mondo? Parliamo di mondo. Di relazioni. Questo piccolo posto che ci piace, che ci si piace chiama molto, mondo. Che ci piace, sì sì. Va bene, ovviamente questo è il nostro programma, poi salvo imprevisti. Quello ci sta sempre. Dovremmo riuscire. Ormai è così. A seguire. Dai, per fortuna non sei molto lontano dalla sede della TV, quindi no, ce l'abbiamo quasi fatta, arrivati. Siamo mi sembra, arrivati. Mi pare che oggi sì, ostacoli non ne abbiamo trovati. Perfetto. Bene, allora, pronti per questa nuova puntata? Dai, pronti. Sei carico? Ti ricordi? Carico. Quello che sì, devi dire? Beh, okay, sì, più o meno, dai, altrimenti improvvisiamo. Va bene. Vai.